Salve gente, oggi ci troviamo nella versione di Minecraft 1.3.2. Il motivo è molto semplice. Mi sono informato un po' e ho visto che la versione corrispondente al settembre 2012 è proprio la 1.3.2, perché è uscita ad agosto 2012, mentre la versione 1.4.1 è uscita il 25 ottobre. Quindi probabilmente la versione di gioco era proprio questa. Comunque, se non avete visto il video precedente di questa miniserie, vi consiglio di vederlo perché altrimenti non capirete molto di quello che sto per fare. Ricapitolando, comunque, adesso noi entreremo in quel mondo utilizzando questa versione. Non è quello dell'ultima volta, infatti l'ho riscaricato e rimesso qua, così non è modificato dalla 1.8, perché l'ultima volta siamo entrati appunto con la 1.8, dato che non sapevo che versione utilizzare. Adesso invece sappiamo la versione corretta, quindi andiamo. Ok, infatti si è caricato subito senza buggarsi. E siamo sì, proprio qua, nelle scale. Un po' di differenze ci sono in effetti. Forse abbiamo veramente indovinato la versione. Come l'ultima volta, infatti siamo spawnati proprio qui. Che buio però. Sulle scale, come l'ultima volta. Andiamo di sopra, infatti se adesso le scale anche corrispondono. Ricapitolando comunque, stavo dicendo che questo è il mondo, anzi aumentiamo un attimo la luminosità. Ricapitolando comunque, questo è il mondo dove il giocatore nella vita reale è morto mentre giocava qui. Questo è stato proprio il suo ultimo salvataggio. Stava proprio costruendo le scale, probabilmente, a questo punto preciso. Dopodiché il mondo è stato messo online da qualcuno e noi siamo qui a provarlo, a vedere cosa è successo. Ho letto comunque numerosi dei vostri commenti che avete lasciato all'ultimo video. E vi avete scritto anche teorie veramente interessanti. La causa della morte non si sa, intanto vediamo di dormire perché ci sono tanti mob fuori. Non si può dormire. Ah, ok. I quadri vedete che sono intatti stavolta, quindi questo è proprio tutto originale, come è stato lasciato l'ultima volta. Ok. Sono spawnati un po' di mob. Un'ipotesi molto frequente che avete dato è sicuramente che il tizio lì è morto per spavento, magari causato da un'entità. Magari era una persona che si spaventava facilmente, ha magari visto un'entità che lo osservava al di sopra della montagna mentre stava costruendo e ha fatto una sorta di infarto. È veramente preoccupante questa cosa. Io direi comunque di prendersi la spada in diamante che dovrebbe essere qui in qualche chest. Vediamo. Non mi ricordo di preciso dove fosse. Lì c'era la spada d'oro, ma non c'era una strada di qua. Il mondo è sempre lo stesso, sempre come avete visto. Io mi ricordo che ci fosse una strada di qua. Ah, guardate, era una stanza segreta questa. C'era un quadro che la nascondeva, ecco dov'era. Wow. Purtroppo col cambio di versione l'ultima volta i quadri sono tutti caduti e questo passaggio si vedeva subito. Ah, quindi questa era una stanza segreta. Bella questa cosa. Vabbè, mettiamo qua un po' di cose che non ci servono. Apriamoci la spada. Non ci sono i tasti rapidi, no? Vabbè, questa versione mi sa che non c'era, no? Ci prendiamo anche l'arco, le frecce. Armatura. Prendiamoci l'arma. Ho sentito dei passi. Purtroppo i sottotitoli non ci sono. Teniamoci l'armatura in ferro, tanto non ci dovrebbe essere troppi problemi se mai ci facciamo quella in diamante. Interessante però questa cosa, quindi stiamo attenti. Un altro commento molto frequente è stato quello di lanciare oggetti sopra queste pressure plate per vedere se attivassero qualcosa. No, probabilmente. Magari forse fa uscire del cibo da qua, se c'è qualcosa, non lo so. No, ma comunque no, non si attiva niente. Mi avete anche consigliato di controllare qua sotto. Però non c'è niente, a quanto pare. Non so, dei blocchi così di lana, a casaccio qua. Ci dovrebbe essere anche del cibo qua, da qualche parte. Vediamo, non mi ricordo, eccolo qua, perfetto. E richiudiamo il passaggio qua. Veramente carina questa cosa, perché proprio non avrei mai pensato a questo.
Una cosa che direi di fare ora, non so perché mi ho mangiato due di carne, che sono venuto, beh, vabbè, sarebbe di controllare subito se c'è effettivamente ancora il monumento oceanico. Più o meno mi ricordo la strada, quindi non sarà un problema andarci. Perché molti di voi avete detto che è stato causato dalla versione aggiornata, allora si è buggato. Adesso andremo a controllare. Comunque sì, come avete detto in tanti, è veramente inquietante giocare qui. E mi sa che comunque sì, il mondo è cambiato qua. Sì, non era così. Mi sa che è proprio cambiato. Adesso controlliamo per bene questa zona comunque. Sì, il monumento non c'è, quindi quello era proprio un bug. Se non è nemmeno qui, vi assicuro che non c'è, perché più o meno mi ricordavo la zona. Vediamo. No, probabilmente è proprio spawnato qui, però stavolta non c'è. Anche perché si sentirebbe dei rumori di quello, appunto. Qua c'è anche una giungla. No, no, è proprio tutto diverso. Ok. Vabbè, direi di tornare alla base e controllare meglio quella zona, che magari non ci sia qualche altro passaggio segreto. Vi ricordo che se non l'avete visto vi consiglio di vederlo il video precedente a questo. Lo metterò anche in descrizione o nei commenti perché in effetti è un po' importante per capire. Ah, e andremo anche a fare un esperimento dopo, quindi state attenti perché potrebbe risultare una cosa veramente interessante. Ok, eccoci qua. Niente, controlliamo un po' qualche zona. Ah, vedete anche che il portale del Nether è rimasto acceso, infatti, perché sì, col cambio di versione sarà buggato. Queste croci avete detto che sono sospette, però non mi sembra, sinceramente. Controlliamo qui. Qua c'è un letto. Niente. Qua c'è l'ingresso di una grotta. Ci sono tanti ingressi, in realtà. Uno qui, anche uno all'interno e tanti altri, perché addirittura qui c'è proprio un canyon molto grande, quindi ce ne sarebbe da esplorare. C'è anche uno zombie, no? No, non sì, niente, sono tutte strutture, come avevo detto anche la volta scorsa, un po' a random anche. Perché io tendo. Sarà due stili di giochi diversi, chiaramente, però io preferisco fare una base grande, che si estende in una zona magari più protetta e tutto lì concentrato. Invece questo preferiva fare un po' di costruzioni sparse in una zona. Non so, secondo me è meglio concentrare tutto in un punto. Ah, premiamo F3. Non ci sono i giorni in questa versione, no. Mi ricordo comunque, avevo notato dopo guardando il video che erano passati un po' di giorni, non tanti, mi sembra una sessantina di giorni di gioco, quindi nemmeno troppi, non mi ricordo adesso il numero preciso, però non tantissimi, ecco. Niente, guardate, io per sicurezza provo a scavare qua, ma mi sembra tanto generato a random, sì, infatti non c'è niente qua. Sì, tempo perso. Direi di controllare il Nether, visto che dovrebbe essere modificato anche lì all'interno. Comunque sì, questo è proprio il mondo originale, diciamo. Abbiamo anche trovato quindi la versione. Ok, eccoci qua. E bello, il caricamento del Nether è molto più veloce rispetto alle versioni recenti. E mi sembra che sia anche cambiato. Non era così l'ultima volta, eh? Guarda qua. Eh no, questo non c'era. Me lo ricorderei. Era andato fin qui a prendersi la glowstone. Infatti in casa c'è un po' di glowstone. Non so se ha esplorato qua. Adesso vediamo se c'è qualche costruzione. Stiamo attenti comunque a non perderci. Ovviamente non ho inserito mod né niente. Nemmeno la Optifine, niente. Non so se si può vedere da F3 o dal menu di pausa. Non lo so. Per questa versione vecchia non ci ho mai giocato. Non so, continua ogni tanto a frizzarsi il mondo. Ancora. Oh, non avevo visto questo. Usiamo l'arco. Sto attento perché non sono abituato a questo modo di combattimento del 1.3. Dai. Ok. Non so, si frizza il mondo ogni tanto.
Non capisco il motivo. L'obiettivo comunque sarebbe vedere se ci sono qua entità. Quando lagga così è un po' sospetto come cosa, però non lo so. Cioè, se riusciamo a scoprire di cosa è morto e perché, sarebbe incredibile. Vabbè, io direi di tornare. Comunque vedete che la struttura nel Nether non c'è, perché proprio si è generato in modo diverso. Anzi, era già generato, però voglio dire, ha fatto un cambiamento. Ok, bello, anche notte. Che cavolo? Perché ho preso danno? Ah. Questo non lo sapevo. Un'altra cosa inquietante è che mi avete detto che potrebbe esserci, adesso questo chiaramente non so se è vero, non penso, però sarebbe veramente inquietante se tipo riuscissimo a trovare l'anima del giocatore, come mi avete scritto, comunque il suo avatar è ancora in questo mondo presente. Cioè, sarebbe una cosa non spaventosa, di più. Sarebbe interessante avere i sottotitoli attivati, per così magari vediamo se c'è qualcuno che sta scavando, sta facendo qualcosa da qualche parte qua. Prima di concludere vorrei controllare qua sotto. Vi faccio vedere dove sono entrato. Qua dove c'è la stanza segreta, di qua. Questo sembrerebbe essere l'ingresso principale. No, ma sembra essere tutto come abbiamo trovato. Non mi ricordo se ero sceso di qua in realtà. Qua perché c'è della cobblestone. Ah, perché c'è l'ingresso di una grotta. Però qua c'è tutto esplorato, come vedete. Massima attenzione, eh. Adesso chiaramente non sono in live, quindi non potete dirmi in diretta se c'è qualcosa. Però magari se non me ne accorgo, e voi sì, me lo potete far sapere. Qua si scende parecchio. Mi sa che ormai siamo a altezza 10 così. Wow, guardate qua, questo è veramente strano. Ah, non so cosa stesse costruendo qua e se l'ha costruito lui, ma wow. Altezza 0 ormai, c'è da bedrock lì. Dobbiamo andare di qua. Guardate che tunnel. Quella nebbia è spaventosa. Sento anche dell'acqua. Ma dove prosegue? Oddio. Ok, finisce qua. Non so, è un po' strano questo tunnel così alto. Perché se uno vuole cercare diamanti a questa altezza, non fai tunnel così alti. Forse sì. Non lo so. C'è uno anche di qua. Questo è leggermente più basso. Ah, finisce anche prima. Ci sono delle strane particelle qua, non so se è normale. Wow. Non so se è una caratteristica delle versioni vecchie, ma ci sono delle particelle qua. Che qui non ci sono. Vabbè, io direi di richiudere qua e andiamo via. C'è un blocco fluttuante qua, è un po' strano, però vabbè. Niente, sicuramente continuerò questa miniserie. Adesso vi faccio anche vedere una cosetta. L'esperimento che vorrei fare. Intanto, probabilmente ci sarà una live su questo mondo. E ne creeremo anche un'altra utilizzando questo seed. Quindi vi consiglio di non perdere la prossima live, guardate nei commenti perché lì scriverò qualche informazione in più di quando sarà, perché potrebbe essere anche il giorno stesso di questo video, quindi massima attenzione, vi consiglio tantissimo di non perderla. Quindi nella prossima live
esploreremo meglio questo mondo, tutti i passaggi vari, controlleremo magari se c'è qualche passaggio segreto, cercheremo di scoprire qualcosa in più. Magari controlleremo anche il Nether, le varie grotte, anche la barca, non siamo andati stavolta, nemmeno quella casetta là dove c'era tutta l'acqua, così vediamo se effettivamente era un bug l'acqua oppure no, non c'era effettivamente dell'acqua là. C'è anche un passaggio, sembrerebbe là sott'acqua. Allora, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di guardare quello precedente se non avete capito delle cose, perché vi spiego tutto in modo migliore, almeno la parte iniziale. E niente, vi ringrazio per la visione. Ci si vede nella prossima live, dove esploreremo questo mondo e ne creeremo uno da zero utilizzando questo seed. E vedremo se accadrà qualcosa, se troveremo qualcosa. Quindi niente, quello che dovevo dire ho detto, controllate in descrizione e nei commenti che dirò maggiori informazioni. Ci si vede. Ciao ciao.